Hi people of YouTube, welcome back to a new episode of Sentro 2, a parte gli scherzi, benvenuti in questa nuova puntata. La scorsa puntata abbiamo ufficialmente concluso il gioco, manca ancora una missione in teoria e un DLC. Siamo alla stazione di polizia, che si trova esattamente qui. Io non mi porto il companion perché ho paura che entrando dentro si metta a sparare. Aspettami fuori se vuoi e vediamo se in teoria quello che c'è qua dentro è ancora attivabile nonostante noi il segnalino già ce l'abbiamo. Passiamo il metal detector, che ovviamente non segnala le nostre pistole. Passiamo attraverso queste porte. Saliamo al secondo piano e andiamo nella stanza del detective. Ecco qua. E sono ancora qui, perfetto. Questi segnalini in teoria ti sbloccano la missione se non hai i DLC. Ascolta intercettazione 1. What's up, Dex? I know you're a cop. Fuck are you talking about? Dex che parla con Troy. Who you think you're talking to? The tactics, the police station thing, your shitty haircut. Peccato che non ci sono i sottotitoli. So, what are you gonna do? L'ha schiamato? What? I'm out, Troy. I got offered Dex se n'è andato. I'm dropping my flags and I'm going straight. I just wanna make sure that we're not gonna have a problem. In sostanza, la Ultor ha dato un lavoro a Dex. Dex aveva scoperto Troy, ma Dex non ha fatto nulla. Intercettazione 2. How you doing, Julius? I was doing better before I got arrested. I wanted to talk to you about that. I bet you do. Listen, Julius, you've made some bad choices, but you're a good man. Let me help you out. What do you want? I want the Saints to be gone. Okay? Mm-hmm. Now, there's two ways that can happen. You can arrest all of us. Or you guys can quit while you're ahead. All right? This is my investigation. I can miss a few collars. What are you saying? Dex is out of the game, and you're in jail. If you can convince Johnny and your number two to drop their flags, the Saints will fall apart and everyone goes home happy. You don't think this will work, do you? You think I like arresting my friends? Convince them to quit and I won't have to. There's no way that play is gonna stop. Make them understand. Let's say I can. How do I know I'm going free? I've already talked to the mayor. Hughes is willing to give you guys pardons. I'll see what I can do. In sostanza, Dex se ne va, Julius è stato arrestato, Troy cerca di mediare per far chiudere i Saints, per non farli arrestare, per non farli ammazzare, ma Julius dirà che noi e Johnny non ci arrenderemo. E quindi vediamo la terza intercettazione. What the fuck was that? It was the only way. I said talk, not set off a goddamn bomb. Relax, Troy. The Saints are finished. Don't try to find me. Non provare a trovarmi. Peccato che in teoria c'è ancora un pezzettino da sentire qui. Raccogli il dossier di Julius. Il numero di Dex è stato salvato nel cellulare. Ovviamente noi il numero di Dex già ce l'avevamo, però questo è il modo per averlo. Sentiamo Dex. How you doing, player? If you've gone through Troy's files, you know that Julius set you up. Già. Meet me at the old church and I'll tell you where to find Julius. Perfetto. Ci vediamo lì, Dex. Ci incontriamo alla vecchia chiesa. È il tempo ideale per questa missione, incredibilmente. Però vorrei fare del rifornimento, ma non ne ho tempo. Voglio giocarmela mentre diluvia, giuro. Non mi importa. Non mi importa di rimanere senza munizioni per il fucile. L'importante, guarda, è finire la missione. Perché questo è un momento proprio importantissimo a livello di storia. Eccola qui, la nostra vecchia chiesa. Wow. Il segnalino è della Ultor, ci sta. Però questa la ritengo una missione Saints. La ritengo una missione Saints io. Rivelazione. The fuck took you so long? Julius. Neither are you.
You look different, did you? I didn't do non ho fatto un cazzo i capelli. You put a gun on me? Yes. Well, I didn't have time to plant a bomb in the church, so this'll have to do. You don't know what the hell you're talking about. Why don't you educate me? I don't gotta explain shit to you. Well, this is where we're gonna have to agree to disagree. Nah. Why don't you just put the gun down? We both know you're not gonna use it. Not yet. Ne sei sicuro? Stop! I never thought I'd see you beg, Julius. I'm not begging. I'm trying to talk some sense into you. I'm done listening to your bullshit. Put it together. Dex wanted us in the same place. Chissà come mai. Why do you want that? Eccolo il motivo. Can we kill each other later? Possiamo ammazzarci dopo? Sì, mi sembra un'idea ragionevole. Looks like he means business. Dove dobbiamo uscire? Difendi la chiesa. Come vecchi tempi, eh? Ma dobbiamo uscire da qua noi? Porca troia. Mi spacco la faccia a tutti ora. Ma quindi? Usciamo? Sì, direi che è una bella idea. No, no, dobbiamo mantenere la chiesa, ok. E dov'è? Ah, erano sopra. Pensavo che erano fuori con degli elicotteri io. E non li vedo. È un problema tutto ciò. Allora. Ah, eccoti, ma scusami, c'hai ragione. C'hai ragione, non ti vedevo. Non sapevo ci fossero delle scale. Sai com'è? È passato un po' di tempo da quando sono venuto qui per l'ultima volta. Sai, c'è stato un coma di mezzo. Un'altra unità in arrivo, perfetto. Vieni. Dai che ti attendo. Cadroia, vi spacco la faccia a tutti. Dai. È passato di tempo da quando abbiamo lottato per l'ultima volta con Julius, eh. Certo che sti fumogeni non finiscono mai, eh. Rotoloni regina proprio. Da dove entrano? Ah, qua. Scusami. Da dove minchia sei arrivato tu? Ecco fatto. Ce ne sono ancora due e probabilmente sono qua sopra. Aspetta, Julius. Ci penso io. Vecchio stile proprio. E beh, cambierei. Membri della Masaka uccisi, ce n'è un'altra. Arrivo, arrivo. Tu vedi non scappare, Julius, eh. Porca troia. Che se provi a scappare sei il primo che ammazzo oggi. La miseria. Da dove? Da dove? Ho capito che è stato un elicottero, per carità. Ma da dove? Dove cacchio è l'elicottero? Ok, ora so dove sei. Addio elicottero. Poi facciamo saltare anche la macchinina. Ecco fatto. Sento tutto ovattato. Spacco la faccia a tutti oggi. Ecco qua. Prendiamo tutte le munizioni che riusciamo. Chissà Johnny cosa direbbe di questa missione. Io sono sicuro che sia incazzato tanto quanto noi con Julius. No, proprio guarda, ci scommetto proprio. Altro elicottero in arrivo? Ecco qua. Un po' di lancio l'ha proprio spostato. Ecco fatto. Aiuta Julius a difendere il sud. Vabbè, arrivo, aspetta. Ma poi perché dobbiamo difenderlo? Cioè, sti cazzi. Ecco. Ecco fatto. Merda, colpa mia, colpa mia. Fatto prendere dall'eccitazione di sparare con lanciarazzi. Elicottero in arrivo. They got an attack chopper. We need to take cover.
Porca troia, no, sti elicotteri. Il problema è il fuoco, poi non è neanche l'esplosione, è il fuoco che viene dopo. No, devo rifare tutto. E rieccoci sul lato sud. Allora, prendiamo furgoncino, distruggiamo l'altro furgoncino che adesso arriva. Ecco fatto, e ora aspettiamo l'elicottero che arriverà. Esattamente. E tre missili di fila, no. Tre cazzo di missili di fila così, no. Beccatelo, bastardo. Dov'è Julius prima che crepa? Sono io che ti devo ammazzare. Dov'è la tua macchina? Dai, su, andiamoci da sto posto di merda. Cielo, dov'è parcheggiato? Ah, eccola qui. Ah no, non è neanche la stessa macchina di un tempo. Peccato, quello sarebbe stato un bel colpo. You shoot. I'll drive. Va benissimo. I got some hardware you might like in the back seat. Tu vai tranquillo, tu guida con la giusta dovuta calma. Io penso a sti stronzi. Anzi, guarda. Ci siamo ricordati che le granate infinite sono più utili di un missile alla fine. Ecco fatto. Le granate infinite sono meglio dei missili infiniti quando uno guida. Tranne quando ci sono i corazzati. Quando ci sono i corazzati qualsiasi cosa va benissimo. Guarda il missile che ha fatto il giro. Qualcuno davanti? Sì, sento un elicottero di merda. Ma non lo vedo. Madonna mia. Dai, non è possibile. Non è possibile evitare sti missili, però, Già la missione scorsa è stata un inferno. Non riesco. Siamo sotto i cazzo di cosi, non riesco a prenderli. Dai, Julius, anche tu, però, Ecco fatto. Io non riesco a vederli gli elicotteri, Julius, non so dove sono. Non riesco a mirarli. Seriamente, cioè. A sto punto fa un culo. Sicuramente adesso ci lanciano un'altra razzata e dobbiamo rifarlo. Preso! Stavolta non mi sfuggi. Ma va. Bravi ragazzi che ci stanno coprendo. Ecco fatto. Aspetta che gli lancio una missilata giusto per sicurezza. Dio mio. Beh, per fortuna siamo arrivati, dai. Certo, come no. Distruggi gli elicotteri. Prima di pensare agli elicotteri, io penserei a tutti gli stronzi attorno all'elicottero, vorrei ben dire. Due missili in arrivo, preso. Oh, calmi tutti. Appunto, guarda un po' il caso. Quando c'è un elicottero di mezzo, ste missioni sono impossibili, sono veramente implausibili. You didn't think it was gonna be that easy, did you? Is it too hard to drive the fucking car straight? Allora, tieni. Puntiamo subito agli elicotteri. Ce li dobbiamo levare subito dalle palle. Ecco fatto, ora ne arriva un altro. Quanto ci fai? Ah no, già finita, perfetto. Tutta la difficoltà era gli elicotteri. Just like old times. Proprio. Yeah. Not by a fucking long shot. Don't you get it? The Saints didn't solve a goddamn thing. Drugs were still being pushed. Innocent people were still getting killed.
All we did was turn into vice kings. Ah, are... certo, come no? Jesus Christ, you sound like a pussy. I sound like someone who's not a sociopath. You want to be the killer with a conscience? Fine. Drop your flags and write a book like King, but you never should have came after me. You telling me? If I would have asked you to walk away, you would have said... Ovviamente no. Fuck no, this is my city. Jesus, you haven't learned a goddamn thing. Wrong. I've learned that being in charge is better than being a bitch who keeps his mouth shut and does what he's told. Your time's over, old man. What's happened to you? I woke up. You owe me. Secondo me è successo, mi è esploso il cu. For me, you would have died on that street corner. If it weren't for you, I wouldn't have been in a goddamn coma. Quello è vero. But I guess that makes us even. Not really. Mi dispiace, finita così. Incredibilmente questa missione secondaria nascosta è veramente importante alla fine. $30,000, poteva essere anche di meno. Sbloccato l'auto di Julius. Wow, cioè non è neanche quella originale del primo gioco, è proprio brutta quella. E il cadavere ovviamente non si vede, peccato. Che ci fa sta signora qui? Vai via. Questo è il mio tetto. Quindi signori, vi ringrazio tutti per avermi seguito come al solito se mi avete seguito. Se volete dirmi qualcosa sempre qua sotto. No, le missioni non sono ancora finite, manca un DLC. Ci vediamo al prossimo episodio. Ciao a tutti.